19 ottobre, raduno annuale del COI. Basta suicidi. 41-46, se vuoi lo eviti. Gentili telespettatrici e telespettatori, benvenuti e bentornati al nuovo appuntamento con l'informazione sindacale del TG COISP, che si apre oggi partendo da noi, cioè dal raduno annuale del COISP, che si terrà il giorno 19 ottobre alle ore 18 presso la pizzeria Al Mattone di Maerna di Martellago, una sede ormai storica, unica e ben conosciuta da tutti quanti. Un'occasione per ritrovarsi, per parlare chiaramente di sindacato, ma soprattutto per rivedere tantissimi quadri sindacali, amici, simpatizzanti del COISP, un'occasione che raccoglierà come al solito centinaia e centinaia di persone alla presenza del segretario generale Franco Maccari e di tutta la segreteria nazionale. È l'ufficio comunicazione d'immagine, per l'occasione ha preparato uno spot che prego ora la regia di mandare in onda. È la classifica nella quale non vorremmo mai primeggiare, ma sono 11 i poliziotti, almeno da quello che noi riusciamo a sapere, che si sono tolti la vita dall'inizio dell'anno. Questo recepito della lettera che il COISP ha indirizzato per bocca del proprio segretario generale al capo della polizia su un argomento che sta molto al cuore al COISP, che infatti lo tratta in moltissimi convegni e iniziative in tutta Italia, cercando di colmare quel vuoto purtroppo pneumatico ormai in cui l'amministrazione lascia le situazioni di disagio, e finché non se ne prende coscienza non si potrà mai nemmeno cercare di affrontarle, né tantomeno di risolverle. Nel frattempo, con una ciclicità drammatica, se ne parla solo in occasione di fatti luttuosi. E il COISP per questo è intervenuto proprio la scorsa settimana con questa lettera, che è disponibile sul nostro sito internet, per riprendere un discorso che non si è mai affievolito, anzi che si è acuito nel fenomeno che vede purtroppo in testa proprio la Polizia di Stato fra i suicidi del 2015 tra le forze dell'ordine. Testa completo sul nostro sito internet. Segreterie nazionali del COISP, del SAP e della CONSAP hanno scritto al capo della Polizia una lettera chiedendo la concretizzazione del ruolo direttivo speciale, un'assenza che ci pone a livello di inferiorità rispetto alle altre forze di polizia, ma soprattutto inficia le possibilità di riconoscimento e carriera del ruolo apicale degli ispettori, di fatto i più stretti collaboratori del ruolo dei dirigenti e direttivi, soprattutto in prospettiva di questa strana esuberanza nell'organico del ruolo dei commissari, che di fatti dovrebbe portare a uno stop dei concorsi per accedere appunto al ruolo dei commissari. Il testo completo della lettera anche sul nostro sito internet. In risposta ai numerosi quesiti che continuano a giungere alla Segreteria Nazionale del COISP, che ormai è l'appalto delle spiegazioni sulla convenzione TIM, è stato divulgato dalla stessa Segreteria Nazionale un volantino per rendere note a tutti i colleghi le possibilità alternative alla modifica della rubrica del proprio cellulare se, e il COISP continua a chiedere che invece venga abolito, si dovrà anteporre il prefisso 4146 alle chiamate voce. Esistono delle app infatti che vengono già utilizzate sia per il sistema operativo Android che Apple che del Windows Store per poter appunto evitare di dover modificare la rubrica. È un altro servizio che viene reso dalla Segreteria Nazionale del COISP, che comunque chiederà e continua a chiedere che questo prefisso inutile e soprattutto incomprensibile, data la natura della convenzione tra Polizia di Stato e TIM, venga invece eliminato completamente. Il testo del volantino sul nostro sito internet. Con il raduno annuale del COISP torna anche il concorso per la campagna tesseramento del 2016, crea tu l'immagine che poi verrà riprodotta in migliaia di volantini e utilizzata in tutti i COISP flash, oltre a essere in prima evidenza sul sito internet del COISP. Un concorso che come ogni anno vede entusiasti partecipanti non solo tra i colleghi iscritti al COISP, ma anche tra i tanti che vogliono dare sfogo alla propria creatività. Quindi indirizzate a coisp@coisp.it entro il 27 settembre del 2015 la vostra idea. È disponibile il aggiornamento al mese di settembre delle convenzioni COISP Assocral. Vi ricordiamo che sul sito di Assocral potete trovare convenzioni in tutti i settori merceologici, anche divisi per regione, e che le tessere del COISP e la tessera di Assocral danno diritto a tutti questi benefici. Assocral da oltre 14 anni al servizio del cittadino
è il primo network associazionistico italiano. Due interessanti convegni organizzate dalle strutture territoriali del COISP. Il primo, la segreteria provinciale del COISP di Trapani, organizzato un convegno presso la sala conferenze di Confindustria alle ore 9 del 18 settembre su prevenzione e legalità, aspetti psico-giuridici e sociali. Il secondo convegno, sempre 18 settembre, organizzato dalla segreteria provinciale del COISP di Pescara, parlerà di risorse, sicurezza e terrorismo quale futuro. Interverranno esponenti politici e esperti del settore. Siete tutti ovviamente invitati a partecipare. Come di consueto il no comment conclude anche questa puntata del TG COISP, ma prima di lasciarvi vi ricordo l'appuntamento con il raduno annuale del COISP del 19 ottobre e chiaramente ne parleremo ancora nelle prossime edizioni di questo TG. Io ringrazio l'ufficio comunicazione d'immagine per la collaborazione tecnica al montaggio di video e vi do appuntamento alla prossima edizione del TG COISP. Buona settimana e buon sindacato a tutti. We'll be right back.